Allora vi vogliamo presentare un'iniziativa che arriva dalla Puglia, dove la diocesi di Ugento, grazie anche all'autotassazione dei propri sacerdoti, ha creato un piccolo fondo destinato a sostenere l'imprenditoria giovanile. Vediamo. Piazze e bar vuoti al sud. La crisi ha cambiato abitudini e paesaggio. Chi ha un lavoro, lavora, chi non ce l'ha, lo cerca. Il dramma della disoccupazione ha mobilitato anche la Chiesa nella sua funzione sempre più concreta di aiuto e di supplenza. Nel Salento, nella diocesi più estrema, quella di Ugento Santa Maria di Leuca, sono stati i preti ad autotassarsi per aiutare i giovani. Con il progetto Policoro hanno messo a disposizione una mensilità del loro stipendio per creare un fondo di garanzia che consente alla Banca Popolare Pugliese di erogare rispetto 10.000 o 20.000 euro a giovani o a cooperative. Sono nate così in 2 anni 14 nuove piccole imprese. Niente di particolarmente innovativo o trascendentale, ma una spinta concreta per guardare al futuro con maggiore fiducia con l'aiuto della Chiesa locale. Ho incrementato un macchinario, sarebbe una raccoglitrice per la raccolta delle olive e quindi abbiamo aumentato la quantità di olio e abbiamo aumentato anche il personale. E dopo l'agricoltura c'è chi ha pensato al turismo per realizzare un bed and breakfast. Così sono andata in banca, ma ovviamente senza una busta paga e senza una garanzia non mi avrebbero mai concesso nessun credito. Così, grazie poi al passaparola di un'amica, ho conosciuto il progetto Policoro e in brevissimo tempo ho avuto questo finanziamento e ho realizzato il tutto. E fra le altre iniziative, due sorelle si sono inventate un doposcuola per bambini e ragazzi. Noi il lavoro ce lo siamo inventato, probabilmente senza l'aiuto del progetto Tobia non staremmo qui oggi a parlare di questa attività. Don Lucio Ciardo, responsabile regionale del progetto Policoro, ha fatto da lievito e in tutta la Puglia lo stanno seguendo. E la nostra azione ecclesiale è esattamente questa, cioè quello di sostenere quelle idee, quei progetti che giovani imprenditori possono così mettere in campo, sostenerli anche economicamente con una piccola somma che però può dare avvio alla loro attuazione di questi loro progetti.